Ciao a tutti, pronti per una nuova presentazione? Si chiama Club Viscose 4-5 mm, che non è vero, sto scherzando, è vero. Si lavora benissimo, io ho lavorato anche con 5,5, però ecco perché ho detto subito che non è vero. Se andate a prendere, adesso io vi presenterò ovviamente da vicino questi colori, questo filato. Se andate a prendere questo tipo di filato, che come vedete è piatto, quindi come una fettuccia, ovviamente sottile, no? È sempre una viscosa e con l'urex. Voi dovete avere già idea cosa eventualmente fare. Perché io ho preso subito 5 lotti, anzi ho preso 7 ad essere sincera, perché ho preso altri due colori doppi. Perché ho già idea cosa voglio fare, perché ho già lavorato questo tipo di filato e quindi so già cosa fare. Come vedete io qui già ho iniziato, questo sarà un bikini, questo si asciuga abbastanza velocemente perché è un lurex appunto. E se voi pensate ma come bikini con lurex, gratta, non gratta, ecco, non gratta, non dà fastidio a pelle, perché comunque è viscosa, quindi e poi è appropriato per i bikini, perché vedete si riesce, si allarga, si adatta al seno, al sedere, a quello che farete. Io farò anche uno shorts, un top, partirò sempre con questo modellino qui. Poi questo modellino sto facendo il video, posterò su YouTube domani, quindi i bikini, i miei bikini io inizio in questa maniera qui. Voi questi colori burgundi, lilac ad esempio, questi li vedrete, ecco, io vi avvicino volentieri perché sono stupendi. La fettuccia è larga circa 2 mm, qualcosina proprio in più, qualcosa in più. Proviamo con uno un po' più chiaro. 2,5 mm circa. Ok? Allora, questo è molto particolare, rosa gold, rosa oro. L'ho inserito nel carrello proprio all'ultimo istante perché talmente mi incuriosiva che dovevo prenderlo. Quindi ho preso un lotto di questo e ho già idea cosa fare. Ovviamente questi sono due colori diversi, questo è lilac, questo è blu, questo qui è lilac, scusate, questo qui è invece, anche questo è lilac, questo è light, quindi chiaro, e questo è solo lilac. Allora, vi faccio vedere qualche idea, vi darò qualche idea, perché mi avete chiesto quando ho postato il primo collage e dopo mi sono fermata, non ho postato altri filati perché aspettavo che mi arriva questo. Voglio continuare da qui, ripartire da qui praticamente. Quindi io per questa creazione, che è un bikini, quindi non è che posso farlo traforato che si vede tutto sotto, perché io sotto non vado a mettere niente, visto che si asciugherà velocemente qua, dopo fatto il bagno. Quindi lo faccio con un 2,25, 2,5, lo potete fare tranquillamente. Mentre ho provato a lavorare questo filato anche con 4,5, perfetto. Io ve lo faccio vedere anche con un 4,5. Cerco di farlo abbastanza veloce, quindi vedete non c'è tanta differenza, ma io non lo voglio molto traforato in questo caso. Se voi andate a fare un top,
è ovvio che prenderete o un 4 e mezzo o se no addirittura un attimo che vedo, sì, questo è 5, un 5 come scritto tra l'altro sul filato 4 5, ed io ho provato a farlo anche con un 5 e mezzo, quindi guardate, faccio due punti così giusto per farvi vedere che cresce, nel senso aumenta il volume. 5 e mezzo, ovviamente andrò a disfare questo che sto facendo adesso perché voglio continuare il mio bikini con un numero piccolo, eccolo. Quindi vi ho fatto vedere con 4 numeri come si lavora. Il bikini con 2,25, poi con un numero 4 e mezzo, 5 e 5 e mezzo. Si può fare con tutti i numeri. Voi potete tranquillamente farlo anche. Andiamo a vedere. Sto facendo una prova proprio con voi adesso. Questo è un numero 8. Ovviamente non andrò a inserirlo proprio dentro, se no faccio dei buchi enormi. Per un shawl, mettiamo punto diamante. Voi sapete cos'è punto diamante, ovviamente. Allora, perfetto, con un numero 8. Guardate, perfetto, proprio perfetto. Quindi una marea di scelte. E adesso vi sorprenderò, però, non è finita qui. Oltre con questo, guardate cosa ho provato a fare con i miei bambù circolari a maglia. Guardate che bellezza. Per una stola, io ho fatto un campioncino ovviamente, ma per una stola estiva, un attimo che mi giro, ok, questo lavoro. Per una stola estiva sarete proprio in centro di attenzione per la discoteca, per la vostra figlia, per le sere d'estate, non per riscaldarvi, ma veramente per essere in centro di attenzione. Io non so se si vede la bellezza di questo lavoro. Come sempre, io certi filati non vado a inventarmi dei punti, ma li faccio semplici perché questo è già molto particolare per sé. Figuriamoci se vado a inventare dei punti. Allora, questo lo penso io, non ho provato, forse c'è qualche punto che voi poi ritenete che è adatto a questo. Quindi guardate che bellezza. Io già sicuramente farò una stola al 1000% di uno di questi colori, probabilmente proprio di questo. Farò una stola stupenda. Da me per oggi è tutto. Questo lavoro troverete su YouTube entro 2 giorni, un massimo di 2 giorni, perché si lavora abbastanza velocemente, ma voglio creare anche parte di sotto, quindi è tutto da me per oggi. Filato è stupendo e garantisco che veramente conviene prenderlo, perché il prezzo è 6,80 euro e qualcosa, se non erro, sì, qualcosa del genere. Gomitoli da 50 grammi, 130 metri ogni gomitolo, l'8 è da 6 gomitoli, quindi basta per ogni cosa. Ciao a tutte, spero che vi piace quanto piace a me. Alla prossima!